punti, soprattutto quello che fa male, queste due partite interne dove si poteva e si doveva fare molto di più, no? No, in questo momento la fortuna è a nostro favore, si vede che anche oggi ci abbiamo messo tutta, abbiamo creato tanto. In questo momento siamo in crisi di risultato, non di gioco. Se eravamo in crisi di gioco, sì, era un po' più grave, però del risultato, se continuiamo a lavorare così, lo so che i risultati arriveranno. Tipo oggi abbiamo creato tanto, però come ho detto prima, no? La fortuna è da nostra parte. Però ci dispiace tanto, soprattutto in casa, che di solito abbiamo sempre portato a casa 3 punti, però queste 2 partite qua abbiamo fatto il massimo, però non siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Però anche a un punto va bene, diciamo, però dobbiamo continuare a lavorare così e lo so che alla fine i risultati arriveranno. L'ultima azione, cioè l'ultima azione, una delle ultime azioni, ma però è stata un'occasionissima, un pallone, se lo colpivi un poco meglio, un poco più forte forse, che cosa è successo in Come hai detto, no, era meglio un po' più male, diciamo. quel frangente? L'hai colpito troppo bene. L'ho colpito troppo bene, quindi è andato un po' dritto, proprio in bocca al portiere, però come ho detto prima, non lo so, siamo un po' in crisi di risultato, diciamo, quindi dobbiamo continuare a lavorare, è tutto qua. Senti, il mister ha detto a noi che non dovete perdere voi, anche l'ambiente, gioia, serenità nel giocare. La state perdendo, oggi siete sembrati un po' frenetici alla ricerca di questo gol, di questa vittoria, sembrate un po' tutti un po', come dire, tarantolati, eravate meno sereni del passato, le circostanze migliori, la state perdendo un po' questa serenità, forse. No, ha ragione il mister, noi dobbiamo essere sereni, come all'inizio, come è iniziato il campionato, sereni, giocavamo con la gioia, però come ho detto, no, sono 4 partite che siamo andati un po' chiesi di risultato, tipo oggi eravamo un po' più frettolosi, soprattutto l'ultimo passaggio, che abbiamo sbagliato tanto, perché ci tenevamo tanto, no, a fare il risultato, poi questo qua ci ha spinto a fare cose in fretta, non con la solita tranquillità che abbiamo noi a tenere un po' più la palla, di più finché cerchiamo lo spazio. Oggi abbiamo forzato tanti giocatori. Però come ha detto il mister, in questo momento qua dobbiamo tenere la serenità e la gioia. Speriamo che i risultati arrivino presto. No? Senti, quanto ha potuto incidere il modulo diverso in questi errori, diciamo anche di misura, spesso che avete fatto? No, il modo non conta niente, perché anche oggi, anche la settimana scorsa, abbiamo cambiato il modo, però la nostra filosofia di gioco è sempre rimasta uguale, sempre a cercare la verticalizzazione, cioè a cercare sempre la porta, no, di attaccare, quindi il gioco è sempre rimasto, quindi io non credo che il modo abbia cambiato qualcosa del nostro gioco. Senti, vincere aiuta a vincere, no? Allora, quella partita con il Verona, diciamo che ha cambiato un po' diciamo, le caratteristiche di questa, e la forza del Benevento, no? Ecco, probabilmente lì avete avuto la possibilità addirittura di andare in vetta e staccare le avversarie. Poi da quella partita in poi ho cominciato a vedere un'altra squadra, un altro Benevento. Che cosa è successo? Sì, la partita contro Verona, poi anche quello contro Bari, perché erano, diciamo, il match point che ci teneva tantissimo, tutti noi, anche lo so che anche i tifosi, di vincere e di sognare qualcosa di più importante. Però non è accaduto così. Non lo so, sono state le partite più importanti che dovevo fare un salto di qualità, però avevo sempre sbagliato queste partite qua. Però a questo punto, come ha detto il mister, dobbiamo sempre cercare di rimanere sereni e di giocare con la gioia, perché la Serie B è un campionato molto lungo, molto strano. Basta che vince 2 o 3 partite e le cose cambieranno. Senti, giocare il modulo per te conta poco, però giocare nel centrocampo a due o da mezzala chiaramente deve cambiare il tuo modo di giocare. Come ti trovi? Magari quale posizione preferisci? O...
quale pensi che esalta le tue caratteristiche? Centrocampo a 2 a 3, come ho detto prima, non cambia niente, solo perché a 2 a 3 cambia solo, diciamo, qualche fase tattica, che a 3 deve essere bravo, no, a sapere i tempi di inserirsi, poi deve essere bravo anche a essere tatticamente bravo, no, a rientrare. Quindi non cambia niente, uguale comunque anche a 2, anche se giochiamo a 2 devi attaccare e difendere lo stesso, quindi uguale, per me non cambia niente. E invece, volevo sapere, l'infortunio alla mano, come, insomma, come va, che cos'è, vediamo con la fasciatura che un po' di... Sì, mi sono un po' fratturato il dito, che mi sta andando un po' più di fastidio, però sto stringendo i denti, quindi... Poi speriamo che passa prima. Ok, un dito fratturato. Va bene, grazie. Okay.